Non solo protagonista nelle mani del nostro tester per un giorno, ma anche star della prova su strada della settimana. Mazda 3 è una vettura che piace, grazie al suo design sportivo contemporaneo, ma non solo. È divertimento assicurato anche per il cambio automatico a 6 marce e al motore 2002 da 150 cavalli. L'ha provata per noi il nostro Diego Tamone. Ha appena compiuto 10 anni, è la Mazda più venduta di sempre e arriva oggi alla sua terza generazione. Forse da davanti potrà sembrare difficile riconoscerla per via della sua somiglianza con la più grande Mazda 6, ma una volta di fianco la sua linea da hatchback la rende veramente inconfondibile. Ed eccola qui la silhouette della nuova Mazda 3. Filante, grintosa, dinamica, anche da ferma, proprio quello che cercavano i designer e gli ingegneri di Mazda, perché si sa, nel segmento C un'auto, oltre ad appagare alla guida, deve soprattutto piacere. Muso verticale, cofano bombato, un profilo del tetto discendente che culmina con uno spoiler a picco su un posteriore dal taglio verticale. Il tutto in misure assolutamente di categoria, 4,46 m di lunghezza, 1,80 m di larghezza e solamente 1,45 m di altezza. È lei la protagonista della prova su strada della settimana. Sotto il cofano monta un motore 2.2 diesel a doppio turbocompressore da 150 cavalli abbinato a un cambio automatico a 6 marce. Un motore che va a controcorrente, specie dal punto di vista della cubatura. Mazda lo chiama right sizing, ovvero ricorrere alla tecnologia e al know-how per ridurre consumi ed emissioni, senza magari adottare piccoli motori turbocompressi o rinunciare a un cilindro e con esso magari anche al piacere di guida. Sarà vero? Proviamola! Mazda è sempre riuscita a miscelare la giusta dose di sportività in tutti i suoi modelli e al posto di guida di questa nuova Mazda 3 la tendenza è confermata. Il motore 2.2 diesel con doppio turbocompressore da 150 cavalli spinge forte e sembra anche ben accoppiato con questo cambio automatico a 6 marce. 201 km all'ora di velocità massima, scatto sullo 0 a 100 inferiore ai 10 secondi e un consumo dichiarato intorno ai 20 km con un litro. Il bagaglio tecnologico di bordo è di tutto rispetto e parte da un sistema autonomo di frenata che si attiva fino alla velocità di 30 km all'ora, di un radar cruise control che adatta la velocità impostata a seconda di quella che del veicolo che precede e poi ancora l'ausilio per le partenze in salita, l'avviso per l'angolo cieco e poi anche un sistema che tiene conto della velocità del veicolo che precede e avvisa con un segnale sonoro quando la distanza dovesse diminuirsi in maniera repentina e quindi anche pericolosa. Insomma, una bella scoperta questa Mazda 3. Fuori appare ma senza ostentare. Al volante invece diverte grazie a un'impostazione di guida azzeccata e alla possibilità anche di disattivare le ESP. In questa configurazione con motore 2.2 diesel da 150 cavalli, cambio automatico a 6 marce e allestimento Exceed, il più completo, non costa certo poco, 27.600 euro, però li vale tutti. E poi, se ci si accontenta, ed è un gran bel accontentarsi, la versione d'accesso con motore 1.5 benzina da 100 cavalli parte addirittura 10.000 euro più in basso. Quello del prezzo, tutto sommato, l'unico downsizing concesso da Mazda.